Buongiorno, siamo a Pianella, alle nostre spalle il punto vaccinale inaugurato poche ore fa alla presenza del sindaco Sandro Marinelli, dell'assessore alla salute Nicoletta Verri e del direttore della ASL Vincenzo Ciamponi. Punto vaccinale importantissimo perché permetterà nei prossimi giorni di vaccinare e iniziare a vaccinare anche per i paesi di Pianella e quelli limitrofi. Ringrazio, come ha detto tu già in apertura, il sindaco Sandro Marinelli. Il buongiorno e le chiedo la prima domanda: qual è l'importanza dell'inaugurazione di questo punto arrivato con un lavoro infatti in 2 mesi, ecco, pochi mesi fa qui dentro era un locale senza uso. Sì, l'importanza è decisiva, innanzitutto buongiorno a tutti voi, l'importanza è sicuramente decisiva perché sono i vaccini quelli che segneranno la prospettiva della nostra uscita come collettività da questa terribile situazione. Per cui circa 3 mesi fa, con tutta la maggioranza dell'amministrazione comunale, abbiamo deciso di guardare avanti e di impegnare delle risorse importanti, perché questa ristrutturazione ha impegnato 225.000 euro di risorse comunali derivanti dal cosiddetto fondone Covid, per appunto creare questo centro dedicato esclusivamente alle vaccinazioni e eventualmente agli screening di massa della popolazione. Quindi abbiamo fatto questa specie di miracolo in 60 giorni, adeguando una struttura che dal punto di vista sismico era già molto sicura, perché è un indice di vulnerabilità pari ad 1, il massimo possibile, ma era allo stato grezzo, al primo piano, e quindi sono circa 300 metri quadri che abbiamo in tempi record, in soli 60 giorni, adeguato a tutte le normative, ed ora possiamo finalmente offrirlo alla disponibilità della ASL per iniziare questa ineludibile campagna vaccinale. Ecco sindaco, è soddisfatta l'assessore Nicoletta Verri per questa importante inaugurazione del punto vaccinale. Assessore Verri, che nell'intervista che abbiamo realizzato in mattinata ha parlato dei vaccini, della situazione vaccini nella regione Abruzzo, dopo che ci sono state tante polemiche nelle ultime ore su una mancanza anche di un piano vaccinale adeguato. Prima di andare ad ascoltare l'intervista, ricordiamo che sono state consegnate 114.150 dosi, invece quelle somministrate sono 82.415, con una percentuale del 72,2%. E allora, se la regia è pronta, ci andiamo a sentire l'intervista realizzata dall'assessore Nicoletta Verri. Siamo tra le prime regioni, anche entro le prime 10 regioni, che hanno la possibilità di somministrare il vaccino all'80% in base alle dosi che noi riceviamo. Questo è importante sottolinearlo. Quindi quell'altro 20-30% riguardano le dosi che mettiamo da parte, perché come voi sapete bisogna fare il secondo richiamo. Quindi siamo in regola, siamo nella norma, rispettando anche quello che è l'elenco nazionale. I vaccini che vengono dati alla nostra regione, mi auguro che a più presto aumenteranno, così come c'è stato promesso dal Presidente Draghi, sono quelli che vanno in base alle categorie della nostra regione. Quindi fin quanto la suddivisione è sulle categorie, noi riceviamo quelle dosi in base al numero degli operatori sanitari, dei sanitari e degli over 80, che noi stiamo ridistribuendo e stiamo vaccinando così come risulta dalla tabella ministeriale. Ecco, a proposito di categorie, anche questa denuncia del fatto che ci sarebbero dei canali preferenziali. Ma questo io non ne sono a conoscenza, senz'altro se è arrivato qualche segnalazione vuol dire che c'è stata qualche disfunzione, e ben vengano delle situazioni che portano alla luce queste disfunzioni. Anche il mondo della scuola è sceso in campo, perché la scuola è comunque una priorità per la ripresa. Si è parlato di questi vaccini che comunque anche sul territorio di Pescara si sono bloccati. Qual è la propria risposta, la risposta dell'assessore? Non sono bloccati, e perché
aspettavamo le dosi, proprio l'altra sera sono arrivati 26.000 dosi, approfittiamo di questa settimana in cui ci sarà la didattica a distanza per poter vaccinare tutti i docenti, tutto il corpo scolastico e ripartire in sicurezza. Ultima domanda sulle zone rosse, l'ordinanza numero 11 del Presidente Marsiglio emanata sabato sera ha messo alcuni comuni della provincia di Pescara come Pianella anche in zona rossa, ci sono dei paesi monitorati come Pineto, Silvi, c'erano 48 ore di tempo, come la situazione è lì e qual è la decisione? Denominare zona rossa vuol dire attivare una circoscrizione più definita, quindi la possibilità di screening maggiore, la possibilità di vaccinare di più per evitare che il virus possa correre più velocemente. Abbiamo messo in atto insieme ai dipartimenti della prevenzione tutte le attenzioni dovute, vengono definite in zone rosse alcuni comuni o a rischio rosso proprio per poter aumentare la prevenzione. E allora abbiamo ascoltato le parole dell'assessore alla sanità della Regione Abruzzo Nicoletta Verì, che ha un po' risposto alle polemiche queste ore sulla campagna vaccinale, sui numeri e sui ritardi che per esempio dall'opposizione vengono più volte sottolineati. Io torno a Pianella dal sindaco Marinelli, al quale chiedo una considerazione rispetto al fatto che se c'è un elemento positivo, insomma vediamo di trovare anche qualche nota positiva in questa pandemia, è che finalmente si torna ad investire sulla sanità pubblica anche sul territorio che in questi anni era stato un po' abbandonato, non so se lei è d'accordo. Assolutamente sì, è chiaro che non solo in Abruzzo, ma credo che a livello nazionale la pandemia abbia messo tutti davanti alla necessità di ripensare un modello di sanità che tendeva troppo alla centralizzazione nelle aree metropolitane, soprattutto in realtà come la nostra che ha una capillarità di borghi e di centri sparsi per la regione, è chiaro che una sanità di prossimità è assolutamente indispensabile, quindi ben vengano tutte le iniziative che portano la sanità verso i cittadini e sgravano anche gli ospedali di un lavoro di drenaggio di tutte quelle situazioni che possono e devono essere gestite a livello territoriale. Stefano. In mattinata è intervenuto, come detto, anche il direttore della ASL di Pescara, il dottor Vincenzo Ciamponi, a questa inaugurazione. Con lui c'è stata l'opportunità di parlare della situazione Covid Hospital a Pescara, ma anche della situazione degli ospedali periferici come quello di Penne e quello di Popoli. Allora, le parole del dottor Vincenzo Ciamponi. È una situazione difficile, la stiamo gestendo. Mi permetto di dire questo, di ricordare ancora una volta l'importanza dei comportamenti corretti. Se non ci aiutiamo diventa difficile. Riusciamo ad andare avanti, però occorre anche la collaborazione dei cittadini sui comportamenti. Dobbiamo continuare con pazienza ad avere comportamenti rigidi. Dobbiamo andare in giro il minimo indispensabile, sempre con le mascherine, se no diventa veramente difficile. Si può prevedere un ampliamento del Covid Hospital o i posti che ci sono sono quelli e si dovrà lavorare con i comportamenti corretti? I posti sono sufficienti e stiamo ponendo in essere anche delle altre strategie, però ribadisco, i comportamenti sono fondamentali. Invece per quanto riguarda gli ospedali periferici, si parla di Penne e Popoli, resteranno degli ospedali, come si dice in gergo, puliti o dovranno aiutare il Covid Hospital di Pescara? L'ASL e ASL Pescara, Penne e Popoli, penso di aver risposto. Queste le parole di Vincenzo Ciamponi, con l'ultima domanda dove ha avuto una risposta anche così un po' criptica, ma a questo punto è facile prevedere che se la situazione dovesse peggiorare gli ospedali di Popoli e Pescara sono ospedali che entrerebbero in prima linea per la lotta all'epidemia Covid. Sindaco, in chiusura, prima volta per Pianella in zona rossa da una delibera regionale, a parte il lockdown nazionale, come la sensazione, quali sono i numeri? E lei ha parlato anche con lo stesso Marsiglio per chiedere più certezza e più trasparenza sui numeri.
Sì, stiamo anche questa mattina stessa, io ho avuto una corrispondenza con la ASL di Pescara perché continuiamo ad avere divergenze sui numeri e sul calcolo, soprattutto sul conteggio dei guariti che sembrano non essere adeguatamente tenuti in considerazione negli ultimi dati resi noti con il verbale del 26 febbraio che poi ha dato origine ai provvedimenti molto gravosi. Con Marsiglio ci siamo confrontati e approfitto anche per ringraziarlo pubblicamente la grande disponibilità e apertura al confronto in ogni situazione, soprattutto sull'opportunità o meno di intervenire sulle scuole primarie. Certo, una maggiore puntualità sui dati darebbe al decisore politico certezze diverse. Stiamo cercando di collaborare con il direttore Ciamponi, ci sentiamo pressoché quotidianamente per arrivare ad uno scambio di informazioni che consenta poi a tutte le componenti politiche di prendere le decisioni migliori possibili, sapendo sempre che prima di sacrificare dei diritti importanti, quali quelli degli studenti, soprattutto gli studenti più piccoli, vanno messe in campo tutte le risorse possibili. In questo senso ci conforta l'indicazione che fino a questa mattina abbiamo ricevuto dall'assessore Verì di un'intensificazione e un'accelerazione decisa sulla campagna di vaccinazione al personale scolastico. Sarà decisivo e noi faremo sicuramente la nostra parte, abbiamo investito per questo e ce la metteremo tutta per aiutare la Regione, la ASL in questa importante sfida. Grazie Sindaco di Pianella Sandro Marinelli per questo importante contributo che ci ha dato nella giornata di oggi per l'inaugurazione del punto vaccinale. Prima di restituirvi la linea allo studio diamo la notizia battuta poco fa dall'ANSA perché il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio ha chiesto al Ministro Speranza e a Domenico Arcuri la possibilità di iniziare a vaccinare anche gli studenti con età superiore a 18 anni. E da Pianella è tutto, linea che può tornare definitivamente allo studio.